Adesso Trump vuole mettere i dazi Sì. e quindi sicuramente ci costerà l'Italia i dazi. La mia domanda banale, ma risposta stradifficile. Questi dazi ipotetici di Trump pesano per l'Italia più di controsanzioni russe? Fammi un po' sparate di numero, almeno valutazione. No, numeri non lo so, È ma direi certo che. questo, che i cosiddetti dazi della presidenza Trump, se innescheranno una guerra commerciale a livello planetario, per esempio tra aree valutarie o tra supply chain internazionali, avranno un impatto superiore nel medio termine rispetto alle sanzioni. Se invece è un fatto, diciamo, di cabotaggio relativo al consenso politico di breve termine, ne avranno di meno. Sui dazi nei confronti della Russia, abbiamo subito delle perdite, c'è poco da Soprattutto fare. voi, Confcommercio, molto più di altri, Confindustria per esempio, voi sì. Certamente gli esportatori hanno subito delle perdite, però diciamo. Ma hanno subito, adesso almeno stanno Sì, recuperando in qualche modo? credo che Tipo. stiano recuperando perché bisogna convincersi di un fatto: se i dazi sono bilaterali o trilaterali e non innescano una battaglia, io rioriento le mie esportazioni, perderò per 6 settimane sul fronte russo, ma mando i miei con la valigetta, le multinazionali tascabili, a vendere i miei prodotti E da un'altra dove? parte. E dove? Però Boh, in questo è il Cina, punto. nel Medio Oriente, nel sud-est asiatico. Allora perché i cinesi fanno gli investimenti in Africa? Perché in maniera lungimirante stanno creando i presupposti di una crescita e di un mercato di sbocco che noi invece stiamo trascurando. Se invece i dazi innescono una guerra commerciale, l'abbiamo perso 100 anni, cioè siamo tornati a prima della prima guerra mondiale. Grazie Mariano Bell, Confcommercio.